Stai continuando a segnare ai grandi portieri del nostro campionato, l'ultimo è stato te, il prossimo è Buffon. Spero, spero. Una bella partita perché Juventus ancora non ha perso, quindi noi vogliamo fare una prestazione buona, no? Prima della partita col Parma ti avevo intervistato e parlavamo del fatto che ti mancava il gol, mi pare che questo problema è stato tranquillamente risolto, ne hai trovati due, sei molto più tranquillo, molto più sereno sotto gol. Sì, sì, è importante quando ci sono le occasioni lì, no? Perché contro la Roma magari ho sbagliato tanto, però queste ultime partite mi ho sentito bene sotto porta, no? Collegandomi a questa domanda, che cosa vi ha detto Montella nel periodo in cui il Catania segnava poco, l'attacco era sotto accusa, si diceva che non riuscivate mai a concretizzare il grande mondo di gioco? No, il mister sempre è stato sereno, ha parlato bene con noi e è stato fiducioso di tutti gli attaccanti del Catania, anche se siamo una squadra 11 che siamo responsabili tutti. Con Marianus a fianco avete fatto benissimo, sei tu che fai bene a lui o lui che fa bene a te? Tutte e due credo, no? Però ci conosciamo bene perché abbiamo stato insieme a San Lorenzo, anche abbiamo fatto dei gol, tanti gol, no? Insieme abbiamo un rapporto buonissimo e è importante, credo, che si vede dopo in campo. A inizio stagione hai detto che avresti voluto segnare 13 gol quest'anno, 6 a 5, credi ancora di riuscire ad arrivare a quell'obiettivo? Sì, sì, ancora se può arrivare. Lavoro per cercare prima di aiutare la squadra e dopo si segno meglio ancora. Se io ho detto di essere imbattuta, allora come si fa a batterla? Non è una cosa facile, no? Però se andiamo insieme, concentrati tutti e con la cattiveria che abbiamo messo in queste ultime due partite credo che possiamo farle male. Poi la vostra velocità sarà un'arma importante, la tua, quella di Barrientos, quella di Gomez, perché potete colpire tanto che dovrebbe essere questo il motivo della partita. Sì, un po' così, magari bastare, no? Non so come si dice. Sarà così, un po' a contrapiedi, perché la Juventus seguramente in casa ti attacca. Le tue migliori prestazioni sono state sempre contro le squadre più forti del campionato, perché hai fatto bene contro l'Inter, contro la Juventus sono andata, contro la Roma, anche se non hai trovato il gol. L'anno scorso a Torino avete raggiunto il pareggio nel finale, quest'anno pensi che nonostante la Juventus sembri più forte rispetto all'anno scorso potete riuscire anche a fare di più, dato che contro le grandi il Catania si è saltato quest'anno? Sì, contro le grandi squadre abbiamo riuscito a fare delle prestazioni importanti, no? Credo che una motivazione grande giocare contro la Juventus, contro tutte le squadre di questa dimensione. La Juventus sicuramente sta facendo molto di meglio che l'anno scorso, è più forte che l'anno scorso. Un tuo giudizio sui nuovi arrivati, come li hai visti e come si possono integrare in questa squadra? Bene, bene. Speriamo che l'adattazione va veloce, no? Sia veloce per tutti quanti.
sono dei buoni giocatori che sicuramente vogliono aiutare alla causa. Volevo chiederti soltanto se avevi sentito Maxi Lopez dopo il gol che ha fatto a lui. Sì, sì. Prima io l'ho fatto i complimenti perché ha giocato benissimo. E dopo mi ha scritto lui un messaggio anche dopo la partita nostra. Qual è l'attaccante con cui ti sei trovato meglio a giocare nella tua carriera? E tra quelli con cui hai giocato, che conosci in Argentina, chi vedresti bene nel calcio italiano? Non lo so, l'attaccante Silvera in San Lorenzo era fortissimo, mi piaceva giocare con lui, dopo non lo so, che attaccante, sono forti gli attaccanti argentini nel calcio argentino, però dopo c'è un'adattazione anche al calcio italiano che è un po' diverso. Non lo so, veramente non lo so.